prima edizione del Festival della Colomba Artigianale Abruzzese al Centro Larca di Spoltore, 11 elaborati provenienti da ogni parte d'Abruzzo. Com'è andata? Lo chiediamo proprio a Santino Strizzi. Allora, è andata da brivido, perché se uno mi chiedeva 15 anni fa, 10 anni fa, che noi in Abruzzo potevamo fare le colombe, ma da grandi pasticcieri, io avrei detto no, è impossibile, perché la colomba eravamo abituati, anzi noi eravamo abituati al fiatone, al tarallo, e quando arrivava la colomba che era industriale sembrava che era una cosa eccezionale. Adesso invece si è cominciato a capire che quella industriale sì, va bene per tutti, ma quello che fa la differenza su tutto è proprio la colomba personalizzata. E abbiamo avuto modo di avere delle colombe di tutti i tipi. C'è stato qualcuno che ha presentato una colomba grezza, come si faceva una volta, senza abbellimento, senza niente, semplicissimo, col pan rozzo. C'è stato il nostro caro amico Brighigna che ha fatto una colomba a regola d'arte. Era giusta nella presentazione, non aveva sbavature, morbida. Che dire della colomba che ha vinto, che ha riscosso il maggior numero di consensi, quella firmata da Dino Polverini dell'azienda, dell'omonima azienda di Sant'Egidio alla Vibrata? Beh, lui ha fatto una colomba, io avevo assaggiato solo una volta il panettone fatto da un altro grande chef che purtroppo non c'è più, e ha adoperato le olive candite e l'olio d'oliva extravergine, che noi diciamo sempre di altissima qualità. E quella cosa lì è logica che ha colpito un po' tutti i giurati, perché non si aspettavano la buccia d'arancia, candita, queste cose qui. Quando hanno visto che c'era l'oliva all'inizio sono stati tutti un po' scettici, però poi alla fine quando hanno messo in bocca e hanno assaporato, e schiacciando questa oliva candita con il profumo dell'olio fresco, ha vinto. Insomma, una manifestazione da ripetere anche l'anno prossimo. Da ripetere l'anno prossimo, e dobbiamo fare anche qualche cosa. Per tutti i vincitori di tutte le gare faremo un Oscarissimo. Chi vince l'Oscarissimo, insomma, deve essere uno che è il campione dei campioni. Fa tremare l'Abruzzo, quasi deve vibrare.